Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo probabilmente la Battle Factory con Noland e il suo Articuno. Detto ciò, quindi, vi ricordo che siamo appena entrati nella Battle Frontier. Questa è la nostra squadra attualmente, ovvero Donphan, Pikachu, Corphish, Charizard, Sceptile e Swallow. Quindi, senza ulteriori indugi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, condividerlo con i vostri amici e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo, e come anche l'altra volta, troviamo un Geodude appena mettiamo piede nell'erba alta. Sembra quasi scriptata come cosa. Comunque, proseguiamo. Questa prima allenatrice che vedete lì a sinistra l'avevamo già battuta. Oh, Cleffa! Ok. Quindi non la batteremo ovviamente di nuovo, passeremo oltre. Altro Pokémon selvatico, vediamo che incontriamo, Arcanine. Allora, io Arcanine lo tiro giù comunque perché è esperienza molto utile. Ok, Ember non dovrebbe farci molto, perfetto. Eccoci qua. E un po' di esperienza anche per il piccolo Focorfish. Qui abbiamo un altro allenatore, affrontiamolo. I came here to see the rare sights, show me some. Va bene. Tranquillo, però è Pokémaniaco perché... Attenzione. O Flygon, tipo Terra Drago, credo. Allora. Non dovrebbe essere tipo volante, quindi Earthquake dovrebbe prenderselo in faccia, no? No, levitazione infame. Ok, a questo punto andiamo di Double Edge. Oh, Heart Power mi ha fatto malissimo. Però anche noi con Double Edge abbiamo fatto molto male e ci siamo suicidati. Perfetto, grande. Grande Donphan, hai fatto la scelta migliore. Ma andiamo a Corphish. Vediamo se Corphish riesce a battere qualcuno, eh. Crabhammer? No, mi sa di no. Addio Corphish. Bene. Mi spiace, ma Corphish è proprio inutilizzabile a questo punto del gioco. È troppo debole. Troppo, troppo debole. Però d'altronde Ash si era portato dietro, quindi ce lo porteremo dietro anche noi. Ecco fatto. I like it. Va bene. Andiamo ad affrontare anche quest'altro allenatore. A questo punto andiamo avanti però Sceptile. Sceptile e Swallow sono ancora abbastanza utilizzabili. Anche Donphan in realtà. Ah, non sei un allenatore? No, non possiamo imparare Trick or Fix. Trick o meglio. Vediamo un po' chi usa lui invece. Dovrebbe essere un pigliamosche. Masqueriano. Ok, tipo acqua. Coleottero se non sbaglio. Quindi Fendifoglia dovrebbe fargli male. Ah, mi ha diminuito l'attacco. E allora Energy Ball. No, invece no, non è acqua. Acqua coleottero. Allora cambiamo Pokémon. Mandiamo Swallow. Mandiamo assolutamente lui. Ah, paralizzante, ok. Andiamo di aerosalto. Se colpisce, probabilmente lo sciotta. Esatto, buono, buono, buono. Poi Pinsir, lasciamo Swallow. E andiamo ancora di aerosalto. Non lo shotterà in un colpo. Non penso che lo faccia. Anche se colpisce, infatti. E piuttosto che farlo morire, però, il nostro caro Swallow, direi di sostituirlo. Mandare Pikachu a prendersi un colpo di Pinsir. Ecco qua. No, non volevo andare di nuovo in Pokémon. E tirarlo giù con un Thunder Punch. Ecco fatto. Pikachu al 63. E Swallow al 49. Ottimo. Allora abbiamo un altro allenatore. Tiriamoci una curata ai Pokémon. Allora, abbiamo delle pozioni. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Abbiamo un'antiparalisi? Non credo. Paralisi al no. Allora andiamo di Full Heal. Vai su Swallow. E qualche curetta sul povero Swallow. Andiamo di limonata. Ecco fatto. E proseguiamo. Altro Pokémon selvatico, ancora un Geodude? No, un Growlithe questa volta. Fuga. Stalve. Get Lost. Sono sempre cattivissimi gli allenatori comunque. Allora, Biker Nathan. Ok. Comanda campo Breloom. Va bene. Xissor è super efficace? No, peccato. Effetto Spore, ok. Non può colpirci da. Non possiamo essere colpiti da spore perché siamo di tipo erba, immagino. Palmo Forza potrebbe paralizzarci, ma per fortuna non lo fa. Ok. E abbiamo tirato giù il suo Breloom.
Aggron, lasciamo Sceptile e andiamo di Energy Ball. Vigore, infame. Mi sa che ci sciotta? Sì, peccato, peccato davvero. Solamente per quel vigore, del cavolo. Abilità più noiosa della storia. Ok, addio Aggron. E Surskit, ok, abbiamo il Pokémon perfetto. Swallow. Perfetto, abbiamo battuto anche Nathan. Possiamo proseguire. E arriviamo a questo negozietto con Bullet Punch, TM. Tu cosa vendi? Fresh Water, Soda Pop, Lemonade. Ok, roba comunque abbastanza utile, ottimo. Tu? I've been waiting so long for this place to open. Aspettato così tanto che aprisse questo posto. A word of advice, don't focus on just one type, try using multiple types to ensure a victory. Ok, grazie. Ci consiglia di concentrarsi su tipi diversi, vabbè, sti cazzi. Noland usa different Pokémon almost every battle. Noland usa un Pokémon diverso in praticamente ogni battaglia. È davvero difficile riuscire a pianificare una strategia contro di lui. Questa è Liza, che fa da, appunto, da pensione Pokémon. Come vedete, ho lasciato lì il mio Wobbuffet per fare un ovetto per Wainaut. Dato che io il mio Wainaut non lo trovo più, letteralmente. Cioè, l'uovo che ci hanno dato per Wainaut non lo trovo più. Non so dove sia finito. I can't use my own team here. This is going to be hard. Ah, è vero, questa cosa qua, tra l'altro, non è vera. Cioè, loro ti dicono, gli NPC ti dicono che qui dovrai noleggiare dei Pokémon. Ma in realtà no. In realtà si combatte con la propria squadra. Diamo un'occhiata ai nostri Pokémon. Mettiamo davanti il Charizardo, guardalo qui. Mi spiace ragazzi, l'epico scontro Articuno contro Charizard è da rifare, pur con un Charizard di livello non so quanto più alto di Articuno. I finally got used to the team they gave me and then I lost. Now I have to start over with something new. Sì, è la meccanica che in realtà noi non utilizzeremo. Allora, non c'è da registrarsi, immagino tu, penso che sia un Pokémon Market, esatto. Vedete che è simile tra l'altro alla Lega come edificio. Questa è la Battle Factory. Ok, andiamo. Attraverso questo passaggio affronterai Noland. Sei pronto? Assolutamente sì. Eccolo qui, Noland. Ok, uno sprite particolare, tra l'altro. Salve. Benvenuto nella Battle Factory. Il mio nome è Noland e sarò io il tuo sfidante. Normalmente richiedo che vengano usati dei Pokémon noleggiati per combattere contro di me. Comunque, I see that you have gathered not only all the badges from Kanto, but Hoenn as well. Vedo che non solamente hai ottenuto tutte le medaglie di Kanto, ma anche quelle di Hoenn. Voglio vedere la potenza che possiedi. Quindi non ci fanno noleggiare i Pokémon perché voglio vedere davvero cosa siamo in grado di fare. Possiamo scegliere solo un Pokémon per combattere contro di lui. Ovviamente, è Charizard. Vai. Eccolo qui, Noland. Factory Head. Che manda in campo Articuno. E eccolo qua. L'epico scontro Articuno contro Charizard. Se non ricordo male, Ash aveva iniziato con un lanciafiamme. Direi di iniziare anche noi con un lanciafiamme, vero? Vai. Mi spiace, Articuno. Mi spiace, ma sei morto subito. Non sei stata una grande sfida. Hai sconfitto il capo della fattoria, Noland. Sì, della fattoria, il capo dell'azienda Factory, più che altro. As I thought, the power is outstanding. Come pensavo, la tua potenza è incredibile. E vinciamo anche un po' di soldini. Ti sei guadagnato il simbolo della conoscenza, knowledge, potrebbe essere il simbolo della sapienza, conoscenza. Ecco qua. Ti suggerisco di andare come prossimo posto alla Battle Arena. È collocata vicina a Saffron City. Ok, vicino a Zafferanopoli. Ci ha consigliato di andare lì. Congratulazioni alla tua vittoria. Grazie, caro tizio Stewart. Allora, diamo. No, non è necessario nemmeno dare una curata ai Pokémon. Cioè, Charizard ha sparato un solo lanciafiamme e l'abbiamo buttato giù. Quindi è stato estremamente facile. A questo punto lui ci ha consigliato di andare a Zafferanopoli. Quindi direi, perché no? Andiamo a Zafferanopoli. Eccoci qui. E vediamo un po'. Lì c'è Vera. Attenzione, ci sfida? Vediamo se ci sfida la ragazza. Sei venuta accanto anche tu? Sono venuto qui per le gare, ma
Cosa stai facendo qui? Ah, stai collezionando i simboli della Battle Frontier, della frontiera. Sembra davvero un grande obiettivo. Ma comunque, with that goal, I'm still going to get stronger than you. Comunque, anche se tu hai quell'obiettivo, diventerò comunque più forte di te. E ci sfida Vera. Vai, battiamo Vera per un'altra volta. Dato che sarà facilissimo batterla con Charizard. Dato che non l'ho tolto da davanti. Andiamo di Earthquake. E addio, sì, Charizard è un mostro, eh. Charizard è il nostro Pokémon più forte, ma di gran lunga. Squirtle, cambia Pokémon e mandiamo Sceptile. Ah, quindi lei è con Basken. Si è presa uno Squirtle adesso. Ok. E noi andiamo di Leaf Blade sul povero Squirtle. Grazie Squirtle, fammi salire di livello. Due Pokémon in realtà mi fa salire di livello, grandissimo Squirtle. E Manchalax contro Manchalax, manderò Corphish invece. Dai, Corfiscino. Andiamo di Brick Break. Attenzione, non muore. Si carica con il solar raggio, ma noi lo uccidiamo prima che possa lanciarcelo. Perfetto. Ah, che grande battaglia. Beh, se sei contenta di perdere in questo modo, non posso far evolvere Corfish. Come pensavo, come al solito. Come farò mai a vincere? Mi spiace, cara Vera. Non vincerai mai. A questo punto torniamo a darci una curata ai Pokémon qui a Saffron City. E ecco fatto, a Zafferanopoli. E direi che anche per questo video, pur essendo leggermente più corto degli altri, mi spiace, ma a quanto pare questi video nella Battle Frontier, se sono così corte le zone, così corte le lotte contro i vari leader appunto della Battle Frontier, saranno un po' più corti del solito, ma non dovrebbero essere tanti comunque. La Battle Frontier non dura molto. Però ecco, detto ciò, questo video può finire qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!